consigliere, siamo sul verbale. Prego? Siamo sul verbale. Intervento prima, non c'è sì. Lo sto chiedendo. Buongiorno a tutti. No, ci tenevo a intervenire un attimo prima dell'inizio effettivo del Consiglio Comunale, perché volevo ribadire al Presidente quello che in effetti sono i compiti del Presidente del Consiglio, e quindi rifare un attimo all'articolo 4 del nostro regolamento, perché l'articolo 4 recita: il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero consesso e ne tutela la dignità. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale della città. Lo dico, Presidente, lo dico anche con rammarico, mi aspetterei un po' più di rispetto verso le istituzioni e soprattutto anche verso quello che è il tuo ruolo di Presidente di Consiglio. E mi aspetterei anche che tu mostrassi un po' più di sensibilità. Ti ringrazio per gli auguri, perché anche quello è un segno di sensibilità. Però mi sarei aspettato, probabilmente ci saremmo aspettati, un atto di rispetto innanzitutto verso un sindaco di Casoria che è venuto a mancare qualche settimana fa, e devo dire con rammarico che non c'è stato nessun segnale da parte di questa amministrazione, non c'è stata una manifestazione di cordoglio. E questa è una cosa, un attimo solo Andrea, perché questa è una cosa grave, seria, veramente denota mancanza di rispetto per le istituzioni, così come poi anche l'altra volta, devo ricordare, il Consiglio Comunale del 5 settembre, c'è un consigliere della maggioranza che ha espresso la propria solidarietà nei confronti delle popolazioni terremotate, ma non c'è stata alcuna parola da parte del Presidente, del Sindaco, perché questo è un compito che forse sarebbe aspettato più, a voi vi spiego anche perché, dal momento che per settimane intere, giustamente, e lo dico anche con orgoglio, la città di Casoria si è fatta, come dire, paladina di aiuto, insomma, di solidarietà. Però, guardate, credo che queste questioni, che possono sembrare anche formali, poi tanto formali, insomma, non sono, perché viste e lette in un'altra maniera, lette da di fuori, vengono viste soltanto come un atto di arroganza e come se si schiacciasse la dignità delle istituzioni e dei cittadini. Ed è un segno anche di mancanza di decoro proprio. È anche vero che se parliamo di dignità e di decoro, allora oggi non dovremmo avere qua in sala gli operatori sociosanitari, perché anche questo bisogna dire due parole. Vorrei soltanto chiedervi, e ve lo chiedo un attimo soltanto, e ve lo chiedo perché ho fatto l'assessore alle politiche sociali, attenzione, non li ho chiamati io perché sennò a finire poi dicono che ho creato io il consigliere. Allora, vorrei dire una cosa, ho fatto l'assessore alle politiche sociali per 3 anni e mezzo, so benissimo tutto quello che c'è dentro, però una cosa vorrei capire. Non si è mai verificato che gli operatori sociosanitari non fossero pagati per 6 mesi. E non è possibile, e non mi venite a dire le casse sono vuote, non mi venite a dire queste cose, non è possibile che non si vada a verificare cosa stia succedendo. Devo continuare, non mi spegnete il microfono. Stavo dicendo, quindi non c'è dignità in questo, naturalmente, così come non c'è dignità, e questo sindaco, mi dispiace ripetere, però mi dispiace ritornare su di te, non c'è dignità quando si dicono delle cose che poi sono totalmente false, perché dopo la conferenza stampa del 5 settembre, tu sindaco 2 minuti dopo, giustamente, hai replicato alle nostre parole. E con un sorriso molto ironico hai sbeffeggiato proprio noi, per non dire parecchio, dell'opposizione, che avevamo portato delle lamentele in conferenza stampa,
e ti parlo in particolare per quanto riguarda la situazione dei bambini delle scuole, perché tu giustamente sottolineasti con orgoglio e dicesti ma di che parlano questi consiglieri? Oggi è il 5 settembre, come possono partire i bambini se la scuola non è iniziata? E allora io ti dico però, no, vattela a vedere l'intervista, allora io ti dico che oggi stiamo al 29 di settembre, la scuola è iniziata e i bambini non ci stanno, ma i bambini, la cosa più grave, non ci sono per un'inerzia dell'amministrazione, perché quei bambini hanno funzionato e realmente circolavano fino alla fine di maggio. Che cosa significa? Ma questo è il prassi, lo dovete sapere, lo sapete pure voi. Nei mesi di giugno, luglio, agosto si fanno le verifiche, cosa che non avete fatto. Stiamo parlando della dignità del presidente e del comune. Sto concludendo. Grazie.